La giustizia si è autoriformata come la nuova camorra organizzata di un tempo. Questa è la nuova giustizia riformata. La nuova giustizia riformata è una giustizia diversa, che sarà così diversa da città a città, da distretto giudiziario a distretto giudiziario, a cominciare da Roma. Perché diciamo questo? Perché è di qualche giorno fa una notizia che, come sempre, non provoca dibattiti, incontri pubblici, ballarò, porta a porta, pensano a festeggiare i 60 anni della RAI, queste cose qui, e non pensano a cogliere invece le conseguenze di notizie clamorose. Allora, che cosa è successo? È successo che a Roma il Tribunale riesce a celebrare un numero di processi ogni anno inferiore rispetto ai processi che arrivano dalla Procura della Repubblica. Questo in realtà è così in quasi tutti, se non in tutti, i tribunali d'Italia. A Roma, però, il procuratore Giuseppe Pignatone ha avuto una bella pensata. Direbbe Pulcinella, ma vi dico bella pensata che ha avuto. La bella pensata, un magistrato che stimiamo moltissimo, tra l'altro Giuseppe Pignatone, ha detto questo. E noi riteniamo, l'abbia detto un po' provocatoriamente, però questa provocazione invece di essere colta è caduta nel vuoto e quindi sta andando avanti, diciamo. Ha detto, dice, bene, siccome la Procura della Repubblica riesce a chiudere ogni anno 20.000 processi utili per essere trattati davanti al Tribunale, invece il Tribunale riesce a celebrarne 12.000 all'anno, vuol dire che la Procura della Repubblica da questo momento in poi, non potendo andare porta a porta, direbbe Bruno Vespa, per convincere la gente a non commettere reati, i reati arrivano e noi li dobbiamo trattare. Però vorrà dire che questi processi, questa differenza di processi, cioè 8.000 processi all'anno, noi li scegliamo tra quelli a meno gravi, quelli a minore offensività. Va bene, che hanno il minor grado di disvalore sociale, dicono quelli che parlano bene nella dottrina giuridica, li scegliamo e li mettiamo da parte e non li mandiamo proprio a dibattimento in attesa di tempi migliori. Questo limbo nel quale vengono collocati questi 8.000 processi ogni anno, si chiama, ha anche un nome, perché poi in Italia è importante dare le sigle a tutto, si chiama SDAS. SDAS sta per sezione definizioni affari seriali, che potrebbe anche essere però sezione definizioni affari semplici, perché di fatto quegli 8.000 processi all'anno che vanno a finire in questa specie di pentolone dello SDAS sono praticamente cose molto semplici che il nostro legislatore, ecco perché l'autoriforma della giustizia, a cui è costretta la giustizia, visto che il legislatore è rappresentato da utili idioti, da pregiudicati e da imbecilli, il legislatore non fa riforme, anzi fa riforme imbecilli, essendo imbecille, e cioè che quali sono queste riforme imbecilli? Cioè sono per esempio quelle di trasformare in reati cose che potrebbero essere invece risolte con sanzioni amministrative, se però la macchina amministrativa funzionasse, ma il legislatore non sa far funzionare la macchina amministrativa, e allora per ammantarsi, per avere l'alibi, dice: ah, abbiamo fatto diventare reato tagliare i fiori delle aiuole, e tutti questi reati significa un aumento tale di processi, che poi chi li celebra questi processi? E si vengono tutti quanti messi nello SDAS. In particolare, però, che cosa è successo? Che a Roma, in questo SDAS, in questo pentolone, in questo limbo dantesco, in questo purgatorio, chiamato come voglia, finiranno da quest'anno processi con imputazioni come la frode in commercio, la vendita di prodotti con marchio falso, le minacce semplici. La minaccia semplice sarebbe quella non aggravata dall'uso delle armi, dall'uso della forza. Insomma, Pulcinella, per spiegare la minaccia semplice, è come quando Pulcinella incontra Pantalone, che non gli sta simpatico, e dice: Pantalone, non ti fa vedere, la prossima volta che ti fai vedere faccio un culo da. Questa è una minaccia semplice, perché l'uso delle mani non è un mezzo idoneo ad aggravare la minaccia, è una minaccia verbale. Quindi, però anche per esempio i danneggiamenti alle cose altrui, se voi volete rompere il vetro di un finestrino della macchina del vicino che vi sta sulle palle, potete farlo a Roma da quest'anno perché non verrete processati. Oppure i deturpamenti, gli imbrattamenti di cose altrui. Se volete scrivere sulla porta del vicino con la vernice spray, no? Tua moglie è una zoccola, la potete scrivere perché non verrete processati. Anche se lo scrivete sul muro di un palazzo, di un condominio, perché pure che vi prendono, che un passo, un vigile urbano, anzi, voi chiamate la polizia, dice: scusate, devo danneggiare una cosa altrui, potete fare da testimoni, perché tanto il processo non si può fare a Roma. Altrettanto però non verranno, finiranno nello SDAS, per esempio, i reati come l'invasione di terreni e di edifici altrui. Per cui, per esempio, se volete occupare una casa abusivamente, venite a farlo a Roma, non lo fate a Milano, perché a Roma hanno fatto questa autoriforma della giustizia. Noi, anzi, vi suggeriamo questo: magari noi con Di Golem mettiamo un ufficio di consulenza.
quali reati si possono commettere a Roma. L'importante è che voi ci riconosciate il 10 o il 15%, poi ci mettiamo d'accordo, del provento del reato, del profitto del reato, perché il crimine paga a Roma. Però un crimine lieve, non venite qua con l'idea di ammazzare qualcuno, no, questo non si fa, non si fa, ha detto che ce ne giù le mani. Però invece una piccola occupazione abusiva di un immobile, un po' di bancarelle che vendono prodotti falsi, qualche marchio falsificato, questo sì, questo si può fare, anzi, incentiva il prodotto interno lordo. Questo provvedimento, voi pensate, dice, ma questo com'è possibile? È stato mandato anche al Consiglio Superiore della Magistratura, che l'ha approvato. Perché in particolare, dice il Consiglio Superiore, siccome anche Torino nel 2007 fece una cosa simile, dice, si tratta di un provvedimento oculato, efficace e ispirato a un realistico esercizio dell'azione penale. Allora questo che cosa vuol dire? Che l'azione penale obbligatoria è una farsa, come da tempo qualcuno, tra cui il sottoscritto, va dicendo, e come da tempo invece i pubblici ministeri che fanno le battaglie di retroguardia per difendere i loro orticelli dicono, ah no, è un sacro vincolo della Costituzione, non si tocca l'azione. Questa è la fine che fa l'azione penale obbligatoria. Cioè, adesso a Roma alcuni reati non vengono perseguiti, a Milano sì. Vi sembra una cosa normale? Vi sembra una cosa normale che per esempio l'Adidas scopre che a Roma si vendono scarpe Adidas col marchio falso, però a Roma il processo non si farà perché finisce nello Stas. A Milano invece si fa. E questa sarebbe la Repubblica Italiana, l'unità nazionale di cui Giorgio Napolitano è il garante, sta dicendo in giro a 100 anni che quando portano a dire che lui è il garante dell'unità nazionale. Questo sarebbe un provvedimento normale che non passa tra l'altro neanche per nessun potere parlamentare, legislativo. Se la cantano e se la suonano, ha detto Pulcinella. Il procuratore lo chiede al CSM, il CSM dice va bene e così si fa. Cioè 8.000 processi all'anno restano fermi. Ma allora non li facciamo, perché la giustizia significa, indica, la non è una parola astratta, la giustizia è la percezione che la gente ha dell'applicazione del diritto. Questa è la giustizia. La parola giustizia non esiste soltanto dove esistono i codici. Giustizia era una parola che si usava anche presso Assurbanipal, presso gli ittiti, si usava anche nel Cile di Pinochet o nella Cina di Tiananmen o anche nei campi di concentramento di Buchenwald e Dachau. Esisteva una giustizia. Tutto sta ad intendersi che cosa è la giustizia, cosa deve aspettarsi la gente per questa parola, rispetto a questa parola, da questa parola, che la parola è un contenitore. È un significante, dicono quelli che studiano la semantica. Il significato è quello che ci sta dentro. Che cosa ci vogliamo mettere dentro? Allora, se noi ci vogliamo mettere dentro, come dice la Costituzione, l'azione penale obbligatoria, e poi però facciamo questo, significa che noi ci esponiamo a una serie di ricorsi alla Corte dei diritti dell'uomo, alla Corte di giustizia, alla Corte Costituzionale. Poi è buffo, chi non posso impugnare alla Corte Costituzionale un provvedimento del CSM, perché non è previsto, non c'è contenzioso su un provvedimento del CSM. Però, per esempio, posso denunciare l'Italia alla Corte Costituzionale, alla Corte dei diritti dell'uomo, per aver consentito che una Procura della Repubblica e un Consiglio Superiore della Magistratura decidessero autonomamente quali reati si perseguano a seconda delle zone d'Italia e dello stato dell'arte dei tribunali. Allora, ecco che viene poi in luce l'incapacità e l'imbecillità del legislatore, perché una delle ragioni per cui il Tribunale di Roma è messo così e il Procuratore della Repubblica di Roma è costretto a creare lo SDAS, sapete qual è? È che per esempio l'INPS ha già annunciato che nel 2014 l'istituto invierà alla Procura della Repubblica 36.000 denunce per altrettanti casi di evasione contributiva. Che cazzo avete fatto a fare un reato sull'evasione contributiva? Andate a recuperare i contributi. Che mi rappresenta il processo penale per l'evasione contributiva? Questo significa perché poi a quel punto è vero, sarà vero anche che ci sono processi a minore offensività e a minore disvalore sociale nello SDAS. Però quello che è oggettivamente poco importante può essere soggettivamente importante, cioè per la persona coinvolta è importante. Allora questa persona si aspetta la giustizia. Se noi non gliela diamo, dopo aver promesso però che gliela avremmo data, facciamo una figura di merda. E questo è il punto. Allora, le regole devono essere chiare. Noi possiamo tranquillamente, il legislatore può tranquillamente dire, guardate, allora, minacce, danneggiamento, invasione di edifici, frode in commercio, piccole truffe, eccetera, non sono reato. Verranno punite con 4 frustate quando vi incontrate. Il legislatore può fare quello che vuole. L'importante è chiarire la regola.
Noi non possiamo fare le regole e poi dopo violarle, eh? Poi non rispettarle, perché è questo il problema ed è questo quello che accade. Licio Gelli nel piano di rinascita degli anni 70 stabiliva che tra le altre cose bisognasse abolire il Senato, e guarda caso è quello di cui si parla, e rendere l'azione penale discrezionale a seconda delle esigenze dei luoghi geografici diversi. Ed è esattamente, ora noi non diciamo che queste persone, Renzi, Berlusconi, meno che mai Pignatone, per carità, stiano seguendo il piano di rinascita di Licio Gelli, ma è di fatto quello che accade, quello che questa gente è costretta dalle circostanze a fare. Allora, posto che Licio Gelli, se lo sentite parlare, capite chiaramente che è un analfabeta, potrebbe fare il bidello, il centralinista, quindi il piano di rinascita non è un parto della sua fantasia, era un parto della fantasia di qualcun altro che parlava per sua bocca, io temo che questa cosa da qualche parte sia ancora viva, perché guarda caso si creano le condizioni affinché, magari anche inconsapevolmente, si proceda verso quella direzione. Comunque, mi raccomando, da quest'anno la Frauding Commeb, prodotti con marchi falsi, piccole truffe, l'ordine delle 3-4 mila euro, perché non c'è l'aggravante della somma particolarmente elevata. Venite a farla a Roma, ci mettiamo d'accordo, io vi do una mano e poi dopo dividiamo, mi accontento di una piccola percentuale. Ha detto Pulcinella, se pure lui può avere una piccola cosa, perché anche il paese di Pulcinella non gli piace più, vorrebbe emigrare alle Bahamas, se gli diamo un piccolo contentino anche a lui. Ciao.